Durante la nottata del 16, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di due persone ritenute gravemente indiziate di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione dell'associazione mafiosa. In particolare, gli investigatori dell'arma, nell'ambito delle ricerche del latitante Gianluigi Troiano, di 29 anni di Vieste, evaso dai domiciliari un anno fa da Campomarino, dove era stato sottoposto alla misura cautelare per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso. Attraverso complesse e articolate investigazioni hanno ricostruito la contestata attività di favoreggiamento posta in essere per garantire la latitanza dell'uomo da parte di due pregiudicati, un 21enne di Vieste ed un 23enne di Foggia. I due, a vario titolo, avrebbero nello specifico offerto appoggi logistici, coperture, veicoli per gli spostamenti, ospitalità, schede telefoniche, denaro e beni di ogni genere a favore di Gianluigi Troiano, aiutandolo in questo modo a sottrarsi alle ricerche dei carabinieri. Il tutto fatto allo scopo di avvantaggiare, stando alla ricostruzione investigativa, l'associazione mafiosa di appartenenza del latitante riconducibile a Marco Raduano, quale articolazione operativa su Vieste del clan Lombardi Ricucci La Torre. Durante la perquisizione del 23enne di Foggia, i militari hanno anche rinvenuto quasi un chilo di hashish. Per tale ragione, lo stesso è stato anche arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo la relativa cattura, i carabinieri hanno dunque tradotto in carcere a Foggia i due.